Ieri sera un comitato spontaneo di volontari gerresi ha accolto in una delle sue tappe il fondatore di Marta for Kids, Christian Cappello, dopo un grave caso di malasanità che ha riguardato la sua compagna Marta, nota blogger di viaggi, e il figlio Leonardo che aveva in grembo, e la morte di entrambi per via di un'embolia polmonare da liquido amniotico. Christian ha deciso di portare avanti un'iniziativa nel nome di Marta per investire il dolore per la sua duplice perdita in qualcosa di positivo. Da qui nasce Marta for Kids, al fine di raccogliere fondi per contribuire alla ricerca di una delle malattie più rare eppure molto diffusa fra i bambini, la fibrosi cistica. Lo scorso marzo Christian è partito per un lungo viaggio per attraversare a piedi tutta l'Italia e mostrarla attraverso i suoi occhi a Marta e Leonardo, che restano nel suo cuore, per visitare centri e ospedali, informare sulla malattia e raccogliere fondi nelle varie tappe del viaggio. Tante le persone che incoraggiano Christian lungo il tragitto, ieri sera ad aspettarlo e ospitarlo a Giarre dei volontari della parrocchia Regina Pacis, che hanno organizzato anche una piccola fiera del dolce e una raccolta fondi per contribuire al progetto di Christian Cappello. È anche per raccogliere i fondi per questa malattia genetica, che è la più diffusa in Italia. È un bambino su 2500 è nato con questa patologia ed è quindi la più diffusa, e noi stiamo facendo il giro d'Italia a piedi. Sono 4.300 chilometri adesso in totale, eravamo partiti con 4.000, però si allunga sempre di più perché facciamo dei sentieri, e sentieri come sai sono sempre più lunghi delle strade normali. E qui siamo arrivati a 1.720 chilometri più o meno, e quindi manca tutta la costa est. Siamo scesi per la costa ovest e ritorneremo su fino in Veneto. 18 febbraio è la data d'arrivo. Finora tutte le date sono state rispettate. Perciò, perché? Perché alla sera ci sono delle, per esempio, degli apericena o delle cene di beneficenza nelle quali noi riceviamo i fondi necessari per la ricerca. Quindi alla fine di questo viaggio tutti i fondi verranno devoluti alla ricerca.